a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti da Primark. Ebbene sì, sono andata di nuovo da Primark e ho preso delle cose. Non è che ho preso così tanto, ma comunque. Allora, sono stata da Primark e ho preso alcune cosucce, alcune cose per me, altre non mi ricordo. No vabbè, ho preso dei reggiseni, delle cose, quelle ovviamente non ve li farò vedere. Poi ho preso due magliettine per Maurizio, perché gli sto cestinando alcune magliette, nel senso gli sto mettendo per i lavori in muratura che lui sta facendo, quindi gli sto togliendo tutte quelle magliettine vecchie un po' sdilabrate, si dice in siciliano sdilabrate. Per l'italiano spero che la mia amica vi metta la traduzione qua sotto. Comunque, ho preso queste magliettine a 4,50 euro, la taglia che lui prende è la M. Una è blu, di questo blu navy, con i jeans sta benissimo, è di cotone, semplicissima, molto molto semplice, infatti non c'è nessun disegno, è fatta così ed abbiamo pagata 4,50 euro. Ora la posso lavare e posare. E l'altro colore che abbiamo preso, sempre a 4,50 euro, è questo beigeolino, che per me è morticino ma per lui gli sta bene, e quindi gli ho preso questa magliettina in cotone. A lui non piacciono con troppi disegni, a differenza mia, Disney Forever and Ever, lui no. Poi ho preso un lenzuolo matrimoniale con gli angoli, questo qui, perché quelli che ho preso al Lidl l'anno scorso, non so il motivo, non ditemelo, perché veramente non riesco a darvi una spiegazione, ma cioè non è più adatto al mio letto. O il mio letto si è ingrandito o la fodera del materasso si è ristretta, perché non so darvi un'altra spiegazione. Quindi ne ho presa una a 10 euro, e ho preso la King, la misura più grande, ed è un rosa chiaro. A me non interessa, perché io in estate non utilizzo le lenzuola, nel senso copriletto, quello e quell'altro no, e c'è soltanto questo lenzuolo e i cuscini, stop. Questo è il mio letto in estate. E poi vi faccio vedere poi un'altra cosa alla fine, perché è quella più ingombrante. Poi ho preso scontata questa pochette delle Bratz, ho visto che c'è anche quella di Barbie, ma quando ci vado io, casualità, non c'è mai, credo che me lo fanno apposta. E ho preso questa bellissima, bella viola. Io, a differenza dei maschietti che ho fatto dei beauty un po' più particolari e semplici, io essendo che mi devo sempre far notare, mi prendo questi beauty più particolari. Non riesco veramente, più forte di me. Cioè, abbinata anche i capelli. E questo è quello delle Bratz, costava 8 euro ma io l'ho preso scontato a 4 euro, e ho preso questo. Poi ho preso un altro balsamo labbra, perché non devono mancare mai, io quando li vedo li prendo subito. Ho preso questo balsamo labbra, gli altri forse l'ho lasciato sotto, però vero? L'ho lasciato sotto, vabbè. Ho preso questo balsamo labbra lip balm con SPF 50, questo lo utilizzerò quando faccio i viaggi in macchina e quando vado al mare con la protezione 50, io la utilizzo sempre, perché se siete come me, che vi viene spesso l'herpes, è dato anche da questo, per la salsedine del mare, il sole troppo forte, perché abbiamo la pelle leggermente più debole. E quindi ho preso questo per 2 euro, questo qui. Poi ho preso uno shampoo secco, questo è un Refresh Hair. Questo mi capita di utilizzarlo, allora io lavo i capelli normalmente, però certe volte mi capita che devo aspettare per la tinta, che si vede, devo aspettare che devo rifare la tinta per non lavare i capelli, quindi per non togliere l'altro strato di colore nei capelli, mi metto lo shampoo secco, smuovo leggermente i capelli ed è come se li avessi lavati. Ovviamente poi li lavo.
La stessa cosa faccio con le maschere. Io utilizzo la maschera colorata SOS, l'ho presa da Acqua e Sapone, perché io di solito cosa faccio? Nel tramite, per non rifare subito la tinta, perché io ho una ricrescita velocissima, per non fare subito la tinta io mi faccio una settimana prima la maschera nei capelli. Tipo ad esempio la maschera, se mi avvicino si notano tipo i capelli bianchi, si notano di più, però avendo la maschera poi mettendoli così non si nota tantissimo. E questa che vedete è la maschera che ho fatto con il colore violetto, e sto utilizzando una spazzola che è fantastica e mi asciuga i capelli in 3 secondi, fantastica. Poi un altro prodotto per quanto riguarda beauty, ho trovato queste per quanto riguarda Barbie, e sono i puff. Ne escono due, e sono questi qua, e sono quelli di Barbie, proprio quella B di Barbie, e sono quelli per la cipria, bellissime, a triangolino. Sapete che ne ho tantissimi, e quando escono queste, diciamo, in edizione limitata, li prendo perché li tengo sempre di scorta. Conserviamole, pulite pulite, ed è questo. Poi ho preso un cleansing balm, che sarebbe un balsamo struccante con l'acido ialuronico. Invece di 5 euro ho preso 3 euro. Vediamo che dice qualcosa. No, dice soltanto balsamo detergente. Comunque, io quello che ho provato sempre di Primark mi sono trovata benissimo. Quando poi ne volevo prendere altri, farmi la scorta, l'hanno tolto, grazie. La confezione è questa, la fregatura invece è questa. Perché vi sembra che la confezione sia questa, no? 40 ml prodotto, tantissimo. La fregatura è la confezione, perché aspettate che diminuisco la luce. Vedete? Qui ha un vuoto, vedete il vuoto? Vedete qua, è questa la boccettina, cattive, non si fanno queste cose. Qui ha la spatolina, questa è una cosa molto utile, la spatolina, che ricordate che la spatolina si prende il prodotto, lo si mette nelle mani, si sciacqua e si riposa. Il prodotto in questione è questo, ed è bianco. No, non ha nessun odore. E questo, quando finirò l'altro sempre preso da Primark, proverò questo. Io di questi ne utilizzo tantissimo. Il primo che ho utilizzato non mi bruciava gli occhi. Questo, siccome non ho fatto trucchi abbastanza elaborati, quindi lo devo riprovare per vedere se mi brucia gli occhi oppure no. Poi, sempre perché Stefania ha 44 anni e non li sente, ho preso questo, che lo utilizzerò se devo fare il viaggio in macchina. Lo utilizzerò per colorare, per passare il tempo, perché forse dovrei fare un viaggio in macchina o in aereo. Dopo decideremo il da farsi, si deciderà. E ho preso questo con Minnie, è fatto così, ovviamente, come tutti gli altri, tipo Stitch, tutta la compagnia a seguito, sono fatti così. Poi li comprerò anche alla mia nipotina quando avrà la possibilità di colorare. E questo l'ho preso 2 euro, ovviamente c'è 3 più, quindi da 3 anni in su. Io ne ho 44, quindi rientro nella norma. Poi, sempre perché avendo un'età dobbiamo sentirla tutta, ho preso 2 portachiavi. Ne ho presi due perché ne ho trovati 2. Se ce n'erano altre li avrei preso tutti veramente. E ho preso Hello Kitty, io appassionata di Hello Kitty. Al prezzo di 3 euro ho preso questo portachiavi, che lo metterò ovviamente nelle mie chiavi. Ed è Hello Kitty, bellissimo. E poi ho preso Kuromi, sempre a 3 euro, ed è bellissima.
Oddio, anche lei, Kurome, bellissima. Poi il fatto, questo lo devo sistemare perché si stanno allargando questi gangetti si stanno allargando e io odio. Sì, fatti male Stefano, fatti male, tranquillo, fatti male. Lo devo sistemare poi il viola, sapete tutti che io adoro. E questa è Kurome, bellissima. L'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda Primark. È questo asciugamano che sarebbe un telo, no, un telo mare, perché io nell'altro video vi ho detto asciugamano, noi qui in Sicilia li chiamiamo asciugamani, voi li chiamate telimare, noi qui di tutto e di più, con una parola utilizziamo un sacco di cose. Al prezzo, qui c'è scritto 12 euro, ma io l'ho pagata scontato. Dov'è il bollino dello sconto? Io l'ho pagato 6 euro. Vediamo se riesco a farvele vedere qua. No, questo è l'MD. Comunque, l'ho pagato 6 euro ed è quello grande. Vi faccio vedere l'ampiezza. Vedete? È come il telo mare che avevo preso l'altra volta, solo una tovaglia molto molto morbida. Ne ho prese tre, due già sono state lavate e questa è la terza, perché i maschietti non utilizzano l'accappatoio ma utilizzano gli asciugamani, cioè queste qua grandi, per asciugarsi quando escono dalla doccia, e quindi ho preso questo. Sono molto molto bello, mi piace, mi piace. Poi avevo preso la spazzola ma l'ho lasciata sotto, poi cos'altro ho preso che mi ricordo? Non mi ricordo. Poi, in caso se c'è qualcos'altro aggiungo, oppure questo diciamo è tutto il video. Ho fatto un piccolissimo video haul perché non ci sto andando spesso perché vi ripeto, devo ho altre spese quindi non posso. Quindi se ci vado da Primark, metterò l'aggiunta. Se non vado più da Primark, il video sarà questo. Allora, dopo che siamo stati da Primark, siamo passati da Sephora perché c'erano i prezzi secchi, sì? E quindi ho voluto prendere una cosa e poi la mia migliore amica mi ha regalato una palette. Vi dirò quale palette. Allora, quello che mi sono comprata io è questa confezione della Bioma. Tutti ne parlano benissimo e quindi l'ho voluto prendere e ha i vari step, ha tre step ed è un cleanser, un trattamento e un moisturizer. Allora, si trova nella confezione così scatolata giallo lime, si apre in questa maniera e qui trovate i tre prodotti che sono piccoli, sì, però per un viaggio andrà più che bene. Abbiamo un jelly cream con niacinamide e green tea, che sarebbe questa. Poi abbiamo un siero idratante allo squalame e glicerina, che sarebbe questa. E poi abbiamo un creamy jelly cleanser, quindi un detergente. Licorice root, non so che cosa sia, e green tea, che sarebbe questo. Hanno tutti, vediamo quanti grammi, 30 ml il cleanser, 15 ml il siero e il booster. Tutti ne parlano benissimo, quindi perché non provare, visto che c'è la possibilità con 20 euro se non mi sbaglio. Perché poi io sono ritornata a Sephora Black, non sono più Gold perché in un anno non ho più speso soldi, perché ovviamente avendo tantissimi prodotti non è che ogni tot possiamo andare da Sephora per non farci togliere la scheda. Questa è una cosa sbagliatissima che hanno fatto, però è una scelta loro, tenetevela, non è un problema. Io quando ho la possibilità li acquisto da un'altra parte. La mia migliore amica mi ha preso la palettina di Huda Beauty, la Pretty Grunge. Invece di 50 euro l'ha presa cioè invece di 72 euro l'ha presa 50 euro. Ve la faccio vedere. Era la palettina che io volevo prendere quando ci sono stati i prezzi sexy a gennaio. A gennaio erano. E poi invece non l'ho presa, non mi ricordo il perché.
questa qui, la Pretty Grunge, questa, e vi faccio, ma perché io sento come se avessi i peli? La palette è stupenda, qui abbiamo uno specchio enorme, grandissimo, e vi faccio vedere la palettina con i suoi colori stupendi. Questi sono tutti i colori, bellissimi, mi piace tantissimo. Io quando l'ho vista la volevo subito. Io sto su questo tipo di tonalità, è molto bella veramente. Ho visto svariati video perché voglio ricominciare a fare video make up. So che molti non li guardano, però a me piace tantissimo e mi piace perché mi rilassa tanto, e quindi vorrei farli anche velocizzati, non so, fare qualcosa di più particolare. Quindi se vi va scrivetemi un commento e ditemi se vi interessa oppure no. Poi la mia migliore amica è venuta per 2 o 3 giorni, stavo per uccidere. La mia migliore amica è venuta per 2 o 3 giorni e lei stava scendendo senza niente. Io gli ho detto: tu scenderai senza niente? Sei sicura? Accendiamo. Ed è venuta con questo sacchettino qui. Io gli ho fatto trovare la torta pandesse, le lasagne, di tutto e di più. Comunque lei mi ha trovato qualcosa, lei mi ha detto che quando ci è andata lei era svaligiato action, perché veramente ci vanno tantissime persone e proprio c'era il delirio là dentro. Comunque mi ha preso qualche prodotto che ovviamente poi utilizzeremo, perché lei adesso scenderà di nuovo per le vacanze, e ovviamente mi manderà un pacco. Mi ha detto: guarda, questa volta invece di portartele io ti mando il pacco direttamente. Ho detto ok. E mi ha preso questo, che è un highlighter stick. Io non l'ho veramente nemmeno aperto perché volevo vederlo assieme a voi. È fatto in questa maniera. Ah, assomiglia a quello di Fenty, ed è così. Questa è la colorazione. Un odore bello fresco. Questo ovviamente lo proveremo. Non lo swatcho perché ho le mani sporche, perché facendo ancora dei lavori a casa, anche nei sacchetti, tutto, c'è polvere. Poi mi ha preso questo, che è un moisturizing idratante booster. Vi dico che cos'è nello specifico, se trovo la traduzione. Dov'è? È una crema nutriente e idratante. Applicare la crema sulla pelle asciutta e pulita, adatta per l'uso quotidiano su tutti i tipi di pelle. Attenzione a non utilizzare sulla pelle irritata o danneggiata in caso di allergie, eccetera, eccetera. Comunque è una crema idratante. E questa dicono che sia un dupe. Anzi, a proposito dei dupe, io vi dovrei fare i dupe di Primark, che li ho messi accantonati da dicembre e non li ho più utilizzati. Brava Stefania, brava Stefania. E wow, che carina! E questa è la crema, molto molto bella. E di questo c'erano altri prodotti che lei mi ha detto non poteva portarseli perché superavano gli ml. Questo è 40 ml di prodotto ed è una crema nutriente e idratante, bellissima. Questa ad esempio se la possono portare in viaggio, quando finite utilizzatela, riutilizzatela, no? È molto carina. Quindi questa. Poi mi ha preso la famosissima cipria di Action. C'erano svariate profumazioni. Io gli ho detto: guarda, vai sul sicuro, fai cocco. E ha preso cocco, ed è questa qui, ed è proprio enorme, è 22 grammi di cipria, cioè enorme, cioè qua parte da qua, questa non la finirò mai. Fantastica.
Poi mi ha preso questo che è un Sonic Sonic Facial Massage ed è un massaggiatore per il viso. Ho visto tantissimi americani che lo utilizzano ed è un massaggiatore facciale sonico. Mantiene la pelle elastica e la massaggia. Le vibrazioni soniche consentono una pulizia più profonda della pelle e un migliore assorbimento del trattamento viso. Utilizzare impostazione più uno per combinazione di tutti i tipi di pelle. Ok, questa la utilizzerò e come sempre quando io provo una cosa c'è sempre un copione che è mio figlio Andrea. Mamma prova le su di me, mamma prova su di me, mamma prova su di me. Proviamo sempre qualsiasi cosa su di lui. Questo è il prodotto, è fatto così. Credo ci vogliono le batterie. Io ce l'ho. Ah no, questa batteria ci vuole. Questa devo vedere se ce l'ho. Qui non c'è la batteria. Ah, viene venduta senza batteria comunque, ve lo dico. Qui ci sono le istruzioni. Ok, devo comprare la batteria. Va bene, visto che devo uscire, comprerò la batteria. E poi ci sono i pulsanti, lo dovete mettere sul più per utilizzarlo. Non vedo l'ora di utilizzarlo, sincera, perché ho visto vari video e tutti erano contentissimi di questo prodotto. E quindi chi sono io per non provarlo? Avanti, forza. Poi, l'ultimo prodotto, ma non per importanza, perché io lo adoro in assoluto e sapete tutti, se mi conoscete, che io faccio la collezione, ovviamente un balsamo labbra non deve mancare mai il balsamo labbra. Comunque un balsamo labbra di Lion King del Re Leone, bellissimo, proprio con la faccia del Re Leone. Infatti ho detto, ma c'era solo questo? Mi fa sì, perlomeno dici, io ho trovato solo questo, però non lo so se ce ne sono altri. Questo è vegano, dice la colorazione orange, all'arancia, speriamo che mi piace. Ed è fatto così, con la testa del leoncino, guardate che carino, guarda, che bello. Molto molto bello. Comunque questo è tutto per quanto riguarda Primark, Sephora e Action. Ditemi qual è il vostro pezzo preferito. Io sono molto indecisa perché mi piace tutto, ma io adoro i portachiavi, quindi e il balsamo labbra, quindi questi sono i miei preferiti. Ditemi qual è il vostro pezzo preferito giù nei commenti. Vi aspetto, mi raccomando che vi aspetto, vi raccomando, vi guardo. Anche se non sono social, diciamo, tanto, ma vi guardo sempre, vi guardo. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!